Ciao mamme, ciao papà, sono Paola, educatrice dell'asilo nido Punto Verde Spallanzani e oggi vi presento come poter realizzare un teatrino con delle marionette proprio come questo. Ci occorrono fogli da disegno o cartoncino bianco, una matita, una gomma, dei colori, colla a caldo o colla resistente tipo Vinavil, colla stick, forbici, forbicine, un taglierino, delle stecchette di legno o mollette che attaccheremo in questo modo, o delle cannucce, una scatola da scarpe o uno scatolone piccolino, dei pezzi di cartone ricavati dalle scatole della pasta o dei biscotti, pezzi di stoffa, nastri e lana. Procediamo. Prendiamo la nostra scatola e la mettiamo sul foglio, abbastanza grande che lo contenga. Ne tracciamo il contorno e poi lo ritagliamo. Io ne ho già uno pronto. Con l'aiuto dei nostri bambini andremo a disegnare il nostro paesaggio che farà da fondale al nostro teatrino. Io ne ho preparati già due. Uno che rappresenta degli alberi e del prato che può andare bene sia per la favola del cappuccetto rosso o dei tre porcellini, e uno che rappresenta un fondale del mare per una storia con dei pesci o con dei marinai, eccetera. Poi andremo a disegnare, facendoci sempre aiutare dai nostri piccoli, i nostri personaggi. Ecco qui che io ho disegnato uno dei tre porcellini, mentre Gabriele, mio figlio, ha disegnato dei pesciolini molto divertenti. Una volta disegnati, se la carta è troppo morbida, andremo ad incollarli con la colla stick su del cartoncino in modo che diventino più rigidi. Una volta incollati, li andremo a ritagliare in questo modo, lasciando un po' di bordo intorno. Poi prendiamo una delle nostre stecchette o dei nostri supporti e la incolliamo in questo modo sul nostro personaggio. Bisogna fare attenzione perché a mantenere la destra o la sinistra in modo che i nostri personaggi possano entrare di qua e di là nel nostro palcoscenico. Poi prendiamo la nostra scatola, creiamo un rettangolo come questo e lo tagliamo con il taglierino. Bambini, colla a caldo e taglierino vanno usati soltanto dagli adulti. Una volta create le due entrate, prenderemo il nostro palcoscenico, metteremo dentro il nostro fondale, in questo modo, lo abbelliremo mettendo all'interno un pezzo di stoffa già tagliato in modo che gli faccia da sfondo e potremo abbellirlo applicandoci sopra delle stoffe o dei nastri un po' come vogliamo. Le nostre marionette potremmo anche farle in questo modo, prendendo del cartone, realizzando la sagoma e utilizzando stoffa, nastri e lana per creare i nostri personaggi. Ecco qua che io ho fatto una principessa. Ed eccoci qua, pronti per la nostra storia. Ciao!